Quando sento il troppo fumo. Buongiorno chef Stellato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti dal ristorante La Perla del Gargano a Cassano delle Murge. Buongiorno a lei. Senta, una domanda, scusi. Ma come mai a Cassano delle Murge si chiama La Perla del Gargano? È stato un errore lì. Un errore? Molto semplice. Come ho dato mio figlio a fare l'insegna a scuola. C'è 4 in geografia. Invece che fa scrivere La Perla delle Murge, fa scrivere La Perla del Gargano. E vabbè, capita. 4.000 euro di insegna ho speso. Se faccio la buccia. No, ci mancherebbe. Mi si becca su proprio. Mi sembra giusto così. Allora, cosa ci cucina oggi? Allora, oggi andremo a fare una ricetta bella, leggera, leggera, per una merendina pomeridiana leggera. Buonissima, cosa ci fa? Dei cannelloni ripieni di melanzane, burrata e salsiccia di maiale, sì? Leggerissimo, proprio... Sì, sì, noi infatti la facciamo senza besciamella, che quella poi è pesante, si mette sullo stomaco, noi non ci piace. Ok. Allora, preparazioni. Preparazione. Pasquale? Pasquale? Scusi un attimo. Prego. Pasquale! Lava la orecchia la mattina, quanti anzi! Chiudi la porta, ancora entrano gli animali! Nel frattempo ricordiamo che la musica che si sente è del ristorante La Perla. Sì, certamente, ristorante elegante. Non dubitiamo di questo. Bene, gente selezionata, clientela elegante. Non dubitiamo. Scusi un attimo, Scusi. Prego. Giovani, ma è modo di spegnere il sigaro sulla tovaglia, non ho capito! Ma ancora una settimana che l'ho messo! Una settimana? Gente per bene. Certo, lo sappiamo. Allora. Abbiamo già preparato il ripieno, sì, per i cannelloni, lo mettiamo qui e lo andiamo ad adagiare qua, lo facciamo riposare. Ah, deve riposare? Sì, 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 il ripieno stanotte alle 4 mi sono alzato per farlo. Alle 4? Due ore di sonno c'ho per fare sul ripieno, sì, questo è fatto con l'amore. Sarà buonissimo. Nel frattempo andiamo a prendere i cannelloni, li dobbiamo adagiare sulla teglia che poi la mettiamo al forno. Perfetto, sulla teglia. Che c'è? Stava qua. Cosa? La teglia, stava qua e mo non c'è più. Ah no? E dove sarà la teglia, mo? Non lo sappiamo. Questa qua io non c'è più. Vabbè, la troverà. Perché questa cucina un bordo di mare. Ah, sì? Questa, sì. Io quando devo chiudere la porta, che non voglio vedere nessuno qua. C'ho ragione, perché mo dove sta la teglia? La troverà adesso. Dove l'hanno messa la teglia, mo? Che cazzo c'è qua? La tenaglia c'è. La tenaglia. C'è, ma la teglia non c'è sta. Questo è mio cugnato che viene qua, mette le cose, quello fa l'idraulico, tutto a nero. No, vabbè, non si dice. Mette... Annette qui la tastiera del computer. La tastiera qua sotto va messa. Non è che va messa in cameretta. Questo è mio figlio. Questo disgraziato. Ma io sono lo stronzo in questa casa. No. Io sono lo stronzo. Che me ne devo firmare per il militare. Non venire qua. Vabbè, cerchi la teglia almeno. Sì, sì. Il bicchiere di plastica. La teglia non ci sta. L'ombrello di mamma. L'ombrello di sacchetto. L'altro sacchetto. L'altro sacchetto. Quanti sacchetti? Mamma. C'è tutto pieno di sacchetti! Una fabbrica di sacchetti! Andiamo per sacchetti noi in questa casa, con supermercato! Marì, ma dove cazzo sta la teglia? Si sta preso tutto cosa! Dove sta? Scusi, ma cos'è sto rumore? Quale rumore? Avete un gattino? No, noi non abbiamo gattini. E allora cos'è sto rumore? Che ne so io? Mannaggia che te sta! Ma chi è? Chissà via, 280 euro di ripieni si è fregato! E che cazzo è una vita? Non è un gattino! Un leone, una bandiera! Dove va, chef? La ricetta ci deve dire! Andate a comprare, non tengo la capa, mo! Si sta mangiando pure tutta la panza, sta fregato! No! Tu dai quel sapore alla mia vita che mi fa vedere il cielo sempre più.